Solitamente a inizio di ogni nuovo anno faccio un po' un video riassunto per riassumere appunto dove eravamo rimasti con l'anno che è finito e per parlare un po' dell'anno nuovo che verrà e quali sono i progetti, quali sono le idee. Bene, siamo a quasi fine maggio e ancora quel video non l'ho fatto, quindi vi va se ne parliamo un po'? Buonasera ragazzi, per chi non si fosse scordato la mia faccia, sono Roduser, questo è il mio canale che di solito tratta temi di moto, motori e vita intorno a questa bellissima macchina marchingegno che ho qui dietro. Come ho detto nell'intro, solitamente a inizio di ogni nuovo anno, quindi più o meno gennaio-febbraio, ho sempre fatto un video in cui parlavo appunto di quello che ho fatto, di quello che ho ottenuto nell'anno che è finito e vi illustravo un po' quelli che sarebbero stati i progetti, le idee per l'anno nuovo. Dunque, ad oggi siamo al lunedì 27 maggio e se non sbaglio questo è il primo video che carico sul canale nel 2024. Ovviamente questo video che faccio è per spiegare un po' cosa è successo, perché sono praticamente sparito dalle scene. Sia su YouTube e su Instagram un pochino meno, ma anche su Instagram pubblico molto poco, se non lo shitposting occasionale della mattina mentre sono sul trono. Vi chiedo scusa se questo video magari si inceppa un po', però non lo faccio veramente da novembre scorso, se non sbaglio, quindi sono 6 mesi, quasi 7, che non faccio questo giochino qui, quindi se qualcosa mi si inceppa un po', chiedo scusa. Mi sono segnato le note per quello di cui parlare in questo video, quindi venimo si incontra a vicenda, ecco. Dunque, partiamo da dove eravamo rimasti. Eravamo rimasti al punto che la Trinità, quindi la mia Hornet, il CBX che è lì e il Liberty che è dietro, quindi la Trinità appunto, sono tutte riunite a casa mia, a casa nuova, nel mio nuovo garage. Garage che sognavo di avere da quando avevo tipo 15 anni, quindi ora che ne ho 32 è un bel sogno che si avvera, perché mi immaginavo una serie di cose dentro questo garage e il fatto che ora questo garage sia disponibile, esiste e è più o meno funzionante, a quello ci arriviamo fra un po', per me è grande soddisfazione. Così come è soddisfazione di avere la moto di Babbo qui accanto a me, che è qui, poi si parlerà anche di questa, del Liberty che è lì dietro, di avere la mia moto che finalmente non deve più vivere all'esterno, al freddo, al gelo, alla pioggia, al ghiaccio, insomma. E i segni del meteo sulla moto purtroppo sono presenti e quelli non sono reversibili. Diciamo che qualche acciacco ce l'ha. Fra l'altro in questi giorni che l'ho riscoperto che la moto ha un problema elettrico e la batteria non si ricarica. Comunque, anche di questo ne parliamo fra pochino. Dunque, se nel 2024 eravamo rimasti al fatto che le moto sono qui e il garage era pronto, nel 2026 scusate, i miei progetti per il 2024 non erano tantissimi, erano secondo me semplici, non si sono rivelati tali purtroppo, però ecco, alla fine erano tre, ovvero quello di finire di allestire il garage a mo' di garage studio per poterlo usare per i video qui su YouTube, rimettere mano al Liberty lì dietro, quindi vorrebbe dire smontare il blocco, ispezionarlo, guardare che tutto sia in ordine di marcia, cercare le gomme nuove, insomma, quantomeno rimettere in moto il Liberty per poi in previsione di tornare in pista col motorino e fare qualche video in pista con Liberty, che è un Liberty raffreddato a liquido, quindi è una cosa abbastanza interessante. Liberty da pista non esistono praticamente e quindi mi sembrava interessante portare questa cosa sul canale. Il progetto a cui tenevo di più, che purtroppo non si è realizzato, è sto rimettere in moto il CBX. E perché questo per me era importante? Perché come saprete io nel 2019 non ho più babbo per via del cancro, quindi rimettere in moto la sua moto appunto ha una valenza doppia. La prima è quella di usarla e andarci a giro come lui usava per andarci a giro, e anche un po' in modo poetico, praticamente questa è l'ultima cosa che ci è rimasta da fare insieme da quando non c'è più, quindi c'è quel discorso lì. C'è una cosa molto più ambiziosa: la mia idea è di partecipare al trofeo turismo italiano nazionale con questa moto, visto che Babbo con questa moto appunto ha vinto il trofeo turismo Toscana dell'FMI, quindi come idea ambiziosa ci sarebbe anche quella lì. L'idea un po' meno ambiziosa, un po' più fattibile, era quella di rimettere la moto in moto di nuovo, scusate il gioco di parole,
entro il 15 maggio, perché sarebbe stato il suo compleanno. È dall'anno successivo in cui lui è morto che io cerco di organizzare tutti gli anni qualcosa in suo ricordo. Però 2020, Covid, sappiamo tutti quello che è successo. 2021 ero impegnato a lavoro, poi c'è stato il maltempo, insomma ogni anno non riuscivo a fare questo benedetto giro. Anche quest'anno purtroppo non ce l'ho fatta sia per lavoro, anzi diciamo che il tema ricorrente di questo video è mancanza di tempo e lavoro. Sono tutte cose di cui ho intenzione di parlarvi, quindi piano piano ci arrivo. E niente, semplicemente volevo rimettere in moto le CBX per fare questa specie di raduno, cosa che purtroppo non si è avverata, perché la moto è esattamente ferma qui nella stessa identica posizione in cui l'ho lasciata a novembre, quando l'ho portata via a casa da me. Mi sta venendo il dubbio che il video sia sottoesposto, quindi facciamo un po' una prova. Quindi veniamo al dunque di questo video. Perché non ho fatto quello che volevo fare quest'anno? E per un motivo molto 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 semplice. Io non ho tempo. Per via del lavoro io veramente non ho tempo. Perché non so se l'ho detto in un video passato, ma io lavoro tutti i giorni dal martedì al sabato, dalle 9 di mattina alle 7 e mezzo di sera, con una pausa pranzo dall'1 fino alle 3 circa. Non lavoro il lunedì, non lavoro la domenica. Quindi voi direte, certo, però se non lavori la domenica e lunedì ce l'hai il tempo di fare le cose. Ah, in realtà no, perché la domenica è anche il giorno libero della mia fidanzata, quindi mi sembra proprio irrispettoso pensare solo agli affari miei quando anche lei è a casa e magari si può fare qualcosa insieme. C'è il lunedì, vero, però il lunedì cosa succede? C'è da mettere un po' a posto casa, c'è da seguire un po' la casa, c'è da fare magari un po' di spesa, c'è da fare altre cosette che non posso fare gli altri giorni. Magari capita il lunedì un po' più libero, mi è capitato, ho provato a fare qualche video in qualche lunedì più libero, però poi mi sono libero, me lo voglio pigliare con calma. Poi però c'è anche un problema proprio all'atto pratico, perché nel momento in cui preparo il set, che è questo qui, per poter fare un video devo interrompermi perché si va a mangiare. Mi ci rimetto il pomeriggio, cerco di fare le varie cose, però nel tempo in cui effettivamente sono pronto per fare tutto, il tempo è talmente poco che ho giusto il tempo di smontare o preparo tutto, lo lascio tutto in sospeso com'è. Infatti qui fino a un paio di settimane fa c'erano luci e la Sony posizionata pronti per girare, però non riuscivo a fare proprio niente di niente, proprio anche a pensare in qualche video. E questa mancanza di tempo influisce anche proprio con la vita con la moto. Perché per esempio ho smesso di andare al lavoro in moto, perché fare tutti i giorni giusto 3 km in moto e passando dalla città, fra l'altro, si consuma un sacco di benzina e la moto dopo un po' si scarica perché non riesce proprio a ricaricarsi la batteria. E comunque sia, sinceramente mi è passata la voglia di tirare fuori la moto per arrivarci in centro, che sono letteralmente 5 minuti. Mi era proprio passata la voglia anche in inverno vestirmi, preparare tutto e andare in paese. Mi è passata la voglia di andare a moto, proprio detto sinceramente, in queste circostanze qui. Ma veniamo alla parte un po' più seria, perché ok, finché la mancanza di lavoro, di tempo per il lavoro, mi leva YouTube alla fine è un divertimento e mi diverto a farlo, ci guadagno anche qualcosina, però alla fine è un divertimento. Il problema di questa mancanza di tempo ha influito pesantemente sulla mia capacità creativa. Per esempio, anche quando avevo il giorno libero, avevo la possibilità di fare qualche video, proprio non riuscivo neanche a idearlo un video, perché ero fuori dal mio mondo, non riuscivo a riconnettermi con la mia parte creativa. Quindi anche se avessi avuto il tempo per predisporre tutto, per girare e fare tutto, non ce la facevo, proprio mentalmente non ero nello spazio mentale giusto per fare un video su YouTube. E quindi piuttosto che fare un video filler brutto che non avreste guardato, ho deciso di non fare niente e di liberarmi di questa, alla fine è una fonte di stress. L'idea di dover fare qualcosa su YouTube e non riuscire a farlo era una cosa abbastanza stressante, quindi ho detto finché non sarò mentalmente nella zona giusta non faccio niente. Questa mancanza di tempo però ha influito anche sulla mia salute fisica. Io ora non so quanto si nota dal video, ma peso, mi sono pesato ieri l'altro, 117 kg. Per me è credo sia il massimo, non ho mai pesato così tanto e li sento tutti,
li sento tutti, mi manca il fiato per le gambe e le scarpe, non... quando sono al lavoro, anche domenica che ero a scattare una comunione, quando faccio le foto in ginocchio e mi alzo in piedi, o qualche faccio qualche video un po' più basso e poi mi alzo in piedi, sento benissimo che devo tirare su troppo peso che ho addosso e devo perdere peso. Facciamo un po' di dieta, però la dieta non basta quando passi due terzi della tua giornata seduto in uno studio a una scrivania. Vorrei tornare in palestra, ma non so letteralmente a che andarci. Il terzo punto su cui questa mancanza di lavoro ha influito maggiormente in modo più significativo è stata la mia salute mentale. A febbraio infatti ho avuto un, io lo chiamo un crollo nervoso, in quella che sarebbe dovuta essere una giornata normalissima, anzi di divertimento. E la mia fidanzata aveva programmato una domenica a Lucca per il carnevale. Io dalla settimana prima in cui me l'ha detto ho incominciato a sentire questo senso di pesantezza, di ansia, di stress fortissimo. Arrivati la domenica mattina ho avuto questo crollo nervoso, emotivo. Quello che doveva essere un divertimento poi, io fisicamente, mentalmente lo percepivo solo come un impegno in più, proprio letteralmente è come se io nel mio giorno libero avessi un'altra voce sull'agenda. Ho avuto questo crollo e da quel momento ho iniziato a vedere una psicologa perché c'erano troppe cose che non andavano e quindi ho iniziato questo percorso con questa psicologa e ci sono dei grossissimi progressi, dei grandi passi in avanti. Non so quanto durerà questo percorso, non so dove mi porterà, però ammetto che dopo 3 mesi e mezzo sto già vedendo i risultati, sto già capendo cose che non andavano. Come ho detto proprio alla psicologa stessa, è un periodo in cui questa specie di nebbia si sta diradando. E veniamo ora al punto più impegnativo del video, diciamo così. Questa parte è un po' la risoluzione di tutto, è una wake up call, come si direbbe in gergo anglofono. È una potente realizzazione che ho fatto da diversi mesi a questa parte, però nell'ultimo periodo è veramente molto forte. Quindi ho pensato che la soluzione per la mancanza di tempo, la mancanza di stimoli, la mancanza di la mia incapacità di esistere in tutti i giorni, mi hanno dato l'idea, la convinzione, la ferma decisione di lasciare il lavoro. È una cosa che con il mio capo barra collega barra cognato non ho ancora parlato, però ho deciso che nel 2025 io intraprenderò un percorso da solo. Voglio fare il videomaker, videographer, cinematographer, chiamatelo come vi pare, a tempo pieno, solo quello. E questo per vari motivi, un po' per quello che ho detto finora, per riprendermi, per riappropriarmi del mio tempo, dei miei ritmi, della mia creatività, della mia vita in generale, e un po' perché da settembre a questa parte ci sono stati degli eventi, ma anche prima, comunque da settembre principalmente ci sono stati degli eventi che mi hanno fatto capire qual è il mio valore, quali sono le mie capacità, dov'è che posso arrivare sia nella vita sia nella carriera. E sono tutti obiettivi che non posso raggiungere stando seduto alla scrivania 8 ore al giorno, chiuso in uno studio, a servire gente che vuole fare le stampine 10x15 da WhatsApp delle foto di merda. Ho deciso appunto di mollare questo lavoro, che so che con un mutuo il posto a tempo indeterminato lasciarlo è un po' un azzardo, però arriva un punto nella vita in cui la salute e il bisogno di crescere anche come persona viene prima di tutto, quindi è una grossa sfida, è una sfida che mi sta occupando ogni momento libero delle mie giornate, perché io da un paio di mesi a questa parte il lunedì quando sono a casa lo dedico a creare contatti con wedding planner, con agenzie di comunicazione, a crearmi un'identità su Instagram, su internet, sui vari siti dei fornitori di matrimoni. Però ecco, è anche per questo motivo che non ho più messo video, perché io sto dedicando anima e cuore in questo progetto che mi appassiona, che proprio sento di volere, sento mio. Appunto sto dedicando ogni giorno libero, ogni momento libero alla crescita di questo progetto per far sì che si realizzi, io spero, a gennaio 2025. È una cosa impegnativa, non nego che mi preoccupa, ci sono mille pensieri, ci sono mille timori, se non funziona, se qualcosa va storto,
Però con più persone parlo, con più persone racconto un po' la mia vicenda e con più persone trovo il supporto. Dalla mia ragazza, dagli amici, ma anche da ex clienti, da colleghi, da fornitori nel settore matrimoniale. Quindi diciamo che con chiunque parlo ho un riscontro positivo che mi fa capire che questa è la mia strada giusta, è la strada che faccio bene a percorrere, quindi ho deciso di fare questo percorso non facile, dispendioso a livello di principalmente di energie, però ci credo, quindi se volete supportarmi lascio in descrizione il mio Linktree, potete anche supportarmi guardando questo canale anche in sottofondo per non farmi perdere la monetizzazione che qualche soldino più fa mai non fa. Vi chiedo ancora un po' di pazienza perché non appena il mio percorso professionale sarà partito o comunque è già un po' più lanciato, tornerò a fare anche video su YouTube con una qualità che su YouTube Italia sinceramente non si è mai vista nell'ambiente delle moto, perché ho qualche video in mente scritto e ideato proprio con un po' come se fosse il vecchio Top Gear. Quindi grazie per la pazienza, grazie per non avermi lasciato da solo in questo periodo di completo silenzio, grazie per chi mi supporta, per chi mi ha supportato e per chi mi supporterà. E niente, io spero di rivedervi presto, spero che non passino altri 6-7 mesi prima di fare il prossimo video. Da Daniele, da Road User, dal mio garage studio in disordine, per ora è tutto. Vi saluto ragazzi, ci vediamo presto, dai, con notizie ben più positive, spero. Ciao.